Non pensavo di mettermi qua a fare un altro video, il secondo video di giornata, ma penso e spero che sarà l'ultimo prima della partita di domani, quindi dovremo vederci in teoria direttamente col post partita di Lazio-Juventus. Però è successo che Paolo Dybala non è stato convocato. Ce lo immaginavamo, beh, ce lo aspettavamo, diciamoci la verità. Soprattutto dopo le parole di Allegri in conferenza stampa di oggi, dove continuava a sottolineare il fatto che Dybala comunque voleva essere presente. Aveva ancora un minimo fastidio, ma soprattutto non si era allenato per tutta la settimana. E quindi è facile pensare che un giocatore che non si è allenato per tutta la settimana poi non sarà disponibile effettivamente per la partita. Se aggiungiamo i voli, i ritardi, la pausa nazionale e tutte queste cose, e soprattutto un calendario molto 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 pesante, eccoci qua, è logico salvaguardare Paolo Dybala. Forse l'avrei portato a Roma. Dipende dall'entità dell'infortunio. Ovviamente, se hanno deciso di lasciarlo a casa è per farlo recuperare al meglio e non rischiarlo in alcun modo. Quindi, magari forse anche un po' più grave di come ce l'avevano descritto in questi giorni. Paolo Dybala che sta iniziando veramente a dividere la tifoseria juventina. Ne ho già parlato tanto di questo argomento e oggi invece voglio parlare di una cosa diversa, e cioè quella che è la narrazione intorno a Paolo Dybala. Perché c'è chi dice che è sempre rotto e che manca sempre e che non sta veramente aiutando la Juventus nei momenti decisivi, e c'è chi invece lo difende a spada tratta e vede in lui l'unico giocatore in grado davvero di sollevare le sorti della Juventus. Io credo che la verità stia in mezzo, nel senso che, vabbè, qualcuno mi dirà che sono un paraculo, ma che ci posso fare? Sono fatto così. Io voglio molto bene a Paolo Dybala. Parto da questo presupposto. Sono dell'idea che Paolo sia effettivamente il giocatore che davanti è in grado di cambiare la faccia, il volto della Juventus, ma sono anche dell'idea che nelle ultime stagioni stia davvero diventando un caso la condizione atletica di Paolo Dybala. E questo deve essere per forza uno dei parametri che hanno preso in considerazione durante il rinnovo contrattuale. Qua invece vado dritto, deciso, credo che il rinnovo del contratto di Paolo Dybala sia giustissimo, che non si possa non rinnovare il contratto di Paolo Dybala, che poi possa essere finalizzato un giorno per una cessione, che ne so, dipende dal mercato, dipende da una squadra che arriva, magari ti porta il cash e da Dybala che è contento di andare via. Fatto sta che se non rinnovi Dybala lo perdi a zero, e la Juventus di perdere Dybala a zero non se lo può permettere. Si può permettere di perdere Perin, si può permettere di perdere De Sciglio, si può permettere di perdere Bernardeschi, Douglas Costa, che hanno avuto sì degli investimenti grossi, ma che a livello di rendimento poi nella Juve non hanno mai fatto niente. Dybala può piacere o non piacere. Questo non è un problema. Vostra scelta. Ma è scontato dire, è giusto dire che la differenza Paolo Dybala nella Juventus l'ha fatta. Non prendiamoci in giro. Un giocatore che arriva così giovane, diventa determinante, fa così tanti gol e ci trascina a vincere degli scudetti. Io non posso dire che non è stato determinante nella storia della Juve. Poi non ha vinto la Champions, non ci ha permesso di vincere la Champions. Sì, questo sono d'accordo. È vero, non possiamo dire il contrario. È così. Paolo è un giocatore che si esalta nel contesto, nel gruppo. Non è il vero e proprio trascinatore singolo della Juventus. Questo va detto con grande sincerità. Ma non per questo è un giocatore scarso o non all'altezza o che se ne deve andare dalla Juve. L'abbiamo visto, la Juventus quest'anno con Dybala crea qualcosina. Non è che siamo qua a dire la Juventus gioca benissimo o crea chissà quali occasioni. Senza Dybala proprio da dormire, eh? Cioè non si arriva mai a creare niente, non si tira in porta, non si tira neanche fuori dalla porta, si abbassa il possesso palla, si è molto più passivi. Quindi Dybala è il giocatore indispensabile in questo momento per Allegri nel fare un certo tipo di gioco. E poi Dybala chiama il modulo. Io credo davvero che Allegri in questo momento stia giocando in questo modo perché sa di avere Paolo Dybala a disposizione. Domani con la Lazio, ne ho già parlato, io non andrei col 4-4-2 non possesso, perché sennò i loro centrocampisti, che sono singolarmente più forti dei nostri, c'è poco da dire, anche più in forma forse, ma forse non di McKennie che ultimamente era veramente molto 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 in forma, ma credo che sia un rischio, quindi io domani giocherei quasi col 4-3-3, anche perché diciamoci la verità, se tre centrocampisti devi mettere, perché se Rabiot lo metti largo a sinistra, tre centrocampisti stai comunque mettendo, mettili in modo che possano avere il duello individuale eventualmente con quei centrocampisti lì o aiutarsi nell'andare a raddoppiare, perché sennò penso che davvero i duelli a centrocampo domani non si vincano, a meno che non si voglia giocare con Kulusevski tra le linee che va a marcare direttamente Lucas Leiva o Cataldi, quello che sarà, che allora lì è un altro discorso. Vediamo, vediamo un po' come la sta programmando Allegri. Non è nemmeno esclusa la difesa 3, sto leggendo negli ultimi tempi. Fatto sta che non ci sarà Dybala.
Questo è quello che dobbiamo dire. Non ci sarà Dybala, ragazzi, Dybala quest'anno ha già saltato. 7 giorni, dal 13 al 20, quindi domani. Poi non sappiamo se tornerà per il Chelsea. È già saltato dal 26 di settembre al 23 di ottobre. 27 giorni. Per un totale di 6 partite perse, se aggiungiamo le 18 dell'anno scorso, più le 1, più le 2, l'anno scorso ha perso 21 giornate di campionato su 38 disponibili, capiamo bene che ultimamente Dybala non è che sia proprio impeccabile dal punto di vista fisico. Poi, va bene, guardiamo un po' in generale la sua carriera, i suoi infortuni, il suo palmarès di infortuni, non è mai stato così tanto esposto agli infortuni. Certo, ci sono stati magari un paio di momenti in cui era successo qualcosa, ma non con così tanta continuità l'uno dall'altro. Quindi ultimamente effettivamente Paulo Dybala sta avendo un rendimento non proprio all'altezza di essere uno dei titolari imprescindibili della Juve. Non tanto per il livello tecnico, che quello gli va riconosciuto, ragazzi, è uno dei giocatori migliori della Juve, anzi, esagero, ad oggi è il miglior giocatore della Juventus per rendimento. Sotto il profilo fisico sta iniziando il suo corpo ad avere qualche problemino. C'è niente da dire, bisogna sottolineare le cose come stanno, anzi io sono molto triste dal fatto che domani non avremo Paulo Dybala a disposizione, anche perché sono già pronto per una partita diversa, perché senza Paolo veramente si abbassa notevolmente il tasso tecnico della Juve. Terminiamo con una breve panoramica su quelle che sono state le stagioni in Serie A di Paulo Dybala, sia col Palermo sia con la Juve. Guardate un po' i dati, ha sempre giocato, dai, con la Juve dalle 30 alle 34 partite, che è assolutamente accettabile. E poi è arrivato l'anno scorso con Pirlo, ne ha fatte 20. Ad oggi siamo già a 9, e questo è un buon dato. Però sta iniziando a perdere tante partite e la Juventus sta iniziando a dargli magari un paio di giornate in più per recuperare, e questo si traduce in altre partite perse. Che non sarebbe nemmeno troppo un problema, eh? Dovessimo avere a disposizione un giocatore che quando non c'è Dybala gioca lui e riesce a far rendere la Juventus o come quando c'è Dybala o addirittura meglio, io sarei contentissimo. Ad oggi invece, dato che Kulusevski è il vice Dybala secondo le parole di Allegri, non sto vedendo tutto questo giocatorone in Kulusevski, sperando che possa essere già domani la prima presenza vera di Kulusevski come vice Dybala. E quindi questo è quanto, ragazzi. Dybala non ci sarà, Dybala che ultimamente davvero sta iniziando un po' a farci dannare con la tenuta fisica, ma Dybala che rimane giocatore imprescindibile per la Juve. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, anche relativo al discorso rinnovo, che ribadisco, per me è da rinnovare 100%. Poi, se l'intenzione sarà quella di venderla, ci hai guadagnato dei soldi; se sarà quella di tenerlo, speriamo che possa fare la differenza in campo, perché, ribadisco, con noi l'ha fatta tante volte e spero che possa continuare a farla.